Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del TGX Spettegules. Cominciamo subito con le ultime notizie da YouTube. Senz'anima ritorna agli albori, minacciando una sua utente del gruppo di Facebook. Francesca Sgro, la cui unica colpa era quella di abbandonare il gruppo, dove c'era anche Senz'anima. Nel momento in cui è uscita dal gruppo, Senz'anima gli ha scritto delle offese gratuite senza neanche conoscerla, del tipo: "Ah, sei uscita dal gruppo, sicuramente tu fai schifo, hai l'alito fognante, eccetera". La signora Sgro, per tutta risposta, le manda un messaggio su Messenger Devo, le dice: "Ciao, come stai, grassona di cacca? Come sta quel ritardato di tuo figlio?". Da qui le minacce di Senz'anima nei confronti di Francesca Sgro. Hanno sbagliato entrambe, ma sicuramente la reazione di Senz'anima fa rabbrividire. Minacciarla di trovare l'indirizzo e di andare sotto casa. Ma tutti sappiamo che per lei, in complicità o con il bonbon sito, non sarà o difficile trovare dove abita la signora in questione. È disposta anche a farsi 20 anni di galera. Ma vogliamo ricordare alla signora, quando lei dichiarò testuali parole, nei confronti del figlio della dama: "Lei deve ringraziare che il figlio non c'è o più, altrimenti era sotto ai ponti. Il lupo perde il pelo ma non il vizio". Sempre in una sua live, Senz'anima ha dichiarato che la sua relazione con Christian è finita, perché a lasciarlo è stata lei. Ma stando a quanto ha dichiarato Christian, è stato lui a lasciarla per mettersi con la sua attuale compagna. Questa cosa è stata anche confermata dall'attuale compagna di Christian. Vogliamo consigliare a Senz'anima di non fare i suoi bisogni sotto la neve, perché poi il sole la scioglie, e le minchiate dette vengono fuori alla luce del giorno. Ma passiamo alla prossima notizia. La famosa influencer Chiara D'Alessandro, ieri ha caricato un video spesa, titolato "Video spesa fritto misto con porcellosità fatto da S. Lunga", pieno di prodotti non adatti ad una donna che ha sempre, dichiarato di essere a dieta, rompendo i marroni a tutti. Ma la cosa che ha lasciato scioccati tutti gli utenti di YouTube sono le mani nere dell'influencer. Tutti si sono chiesti se fosse stata interrotta l'erogazione dell'acqua nella sua casa. Ma ormai il piano per riprendersi la Dennis Card è fallito, quindi perché lavarsi e truccarsi, che sia entrata in una fase depressiva a causa del mancato tentativo di riconquistare il Dennis Card? Ecco spiegato le nuove spese porcellose, ma si diamo addio alla dieta, che senso ha se non può riavere il suo amato Dennis? Ma ritorniamo da Senz'anima. Mi dicono dalla regia che abbiamo dei filmati riguardanti la sua live di minaccia contro Francesca Sgro, vediamoli insieme. Allora, io non c'ho cazzi di fare live dissing, però volevo solo dire due cose, ecco, perché mi preme dirlo. Allora volevo dire a quella grandissima testa di cazzo di Francesca Sgro, e per chi non avesse visto la mia community, andate e guardate la faccia di cazzo che ha, uguale, ma uguale alla mia, ma questi sono dettagli. Volevo dire a questa qua, ecco. Adesso ci sono andata piano mettendo solo il tuo profilo, ecco, il tuo nome e cognome, e quel poraccio di tuo marito che ti trovi, no, ma se tu continui, ho tirato giù tutti i nomi e i cognomi di quelli che segui, vado su Facebook e li taggo tutti. Così vedono la merda che fai su YouTube. Prima fa la merda e poi fa la vittima, che sia chiaro, cogliona, cretina. E ricordati che io non ho problemi a rintracciare il tuo indirizzo di casa, e venire lì, ecco, a costo di farmi 20 anni di galera. Bene, abbiamo preferito non andare oltre, per la gravità delle minacce, ma due parole vogliamo dirle a Senz'anima. Senz'anima, veramente non ti si può sentire parlare così, tu che non ti smentisci mai, e fai la vittima della situazione, usi sempre lo stesso modus operandi, a te non ti si può toccare e neanche tuo figlio, tu sei la santa, ma ti ricordi lo schifo che hai fatto in passato? Certo, non stiamo qui a ricordartelo, lo conosci bene anche da sola. E invece lo vogliamo ricordare per chi ancora non conosce la stronza che sei, hai toccato le famiglie di altri youtuber, che non fanno parte di questa parte del tubo, hai addirittura coinvolto la figlia minorenne di Cassandra, hai toccato i figli della dama, compreso quello che ora è in cielo, e che non conosci e che non ti ha mai fatto nulla e nemmeno Ivan, prendendo di mira anche il compagno della dama. Ma cosa pretendi che diffamando a destra e a manca gli altri devono subire e basta? E vogliamo anche dirti che facendo questo tipo di minacce contro una persona che non conosci e che non puoi giudicare per partito preso, solo perché non è a tuo favore, è un reato, punibile dalla legge. Tu sei uguale a Chiara, siete due donne sole che non hanno concluso un cazzo nella vita,
ma qua su YouTube vi sentite le leadership, credete di avere il potere decisionale su tutto. Quando tu ti rivolgi alla dama dicendogli, ma vai a lavorare, pezzente, accattona, truffatrice, non fai altro che parlare di te in terza persona. Dici che non hai i cazzi di fare dissing, ma in questi ultimi giorni cosa hai fatto? Live su live, contro Chiara, e adesso ti fai grossa contro Francesca Sgro. Cara Francesca, non sei nessuno, e certamente non metti paura. E ripeto, tu e Chiara siete uguali, dite agli altri di farsi una vita, ma voi che tipo di vita avete? Che ruolo avete nella società? Tu sempre chiusa in casa, schiava della tua obesità e ti fai mantenere dai tuoi utenti fingendo difficoltà economica che non hai. Tuo figlio cosa ha fatto fino ad oggi? Ti riempi la bocca che tuo figlio lavora. Ok, allora dimmi che lavoro faceva quando ha permesso che sua madre venisse sbattuta fuori casa, in quanto morosa da un anno. Dov'era la dignità di tuo figlio vedendo ciò che accadeva a sua madre? Tu devi baciare la strada dove cammina Dennis se stai a Roma servita e riverita, e quella di quegli utenti che stai truffando. In questi ultimi giorni hai mostrato la vera Francesca, meschina, volgare, arrogante, parassita, quella che minaccia, la Francesca di radio senza anima. E ora minaccia pure me, ma ricordati, con me non hai vita facile, io non ti permetterò di mettermi i piedi in testa come già hai provato in passato. Ah, dimenticavo, dove era la dignità di tuo figlio, vedendo sua madre che fa la parassita truffando gli utenti su YouTube? Ricordati, te puoi prendere in giro le persone con la mente manipolabile, ma me no. Io non dimentico tutto lo schifo che tu, Chiara e Fight avete fatto nei confronti della dama, alleandovi contro di lei per far sì che le togliessero il figlio. E soprattutto, te che non vuoi che dicano al tuo che è un ritardato mentale, ti ricordo la frase infelice che tu hai rivolto alla dama: lei deve ringraziare suo figlio che è morto, se ha un tetto sulla testa, altrimenti era sotto i ponti. Se seguiamo il tuo filo di pazzia, la dama dopo quella frase aveva tutto il diritto di venirti a cercare e dartele di santa ragione, il che non sarebbe stato neanche tanto difficile, visto le tue condizioni. Ma fortunatamente non tutti seguiamo il tuo filo di pazzia. Tu sei e rimarrai la Francesca di Radio Senza Anima. Per l'edizione del TGX Spettegules è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie Laura, nel salutarvi vogliamo ricordare che ancora non si è iscritto ai canali della Dama Nera Show e al canale La Dama Nera Creation, che può farlo ora cliccando su iscriviti e attivando la campanellina su tutte, e mettendo un like per supportare la Dama. Grazie.